Conseguenza importante della legge d'Ampère. Se io ho un cavo, allora abbiamo visto che questo produce attorno a sé delle linee di forza di campo magnetico che si avvolgono a cerchio. Adesso, usando la legge della mano destra, questo campo magnetico qui è diretto in questa maniera. Che succede? Ovviamente tante linee, cioè tutto intorno è presente un campo magnetico. Allontanandomi, ovviamente il campo magnetico sarà progressivamente meno intenso. Comunque questo campo magnetico è ovunque presente. Allora, che succede se è presente un altro cavo elettrico? Anche lui percorso da corrente. Adesso immagino la situazione più semplice di tutte, i due cavi paralleli. Come si ottiene questa configurazione? In modo semplicissimo, basta prendere, fare così e farlo tornare indietro. Ovviamente in questo caso le correnti saranno antiparallele, ma insomma, posso immaginare a disposizione circuitale. Allora, Ampère organizza questa situazione perché praticamente una serie di indizi fanno sospettare che questo eserciti forze su questo. Adesso, a valle di Ampère, noi sappiamo il perché di questa cosa, ossia in un cavo elettrico occorrono cariche elettriche, facciamo finta che siano positive, e che succede? Che se qui c'è un campo magnetico, diciamo un campo magnetico diretto verso di me, verso di noi, questo puntino rappresenta il campo magnetico diretto verso di noi, abbiamo la legge della forza di Lorentz, F uguale Q per la velocità della carica che è questa è la carica, questa è la velocità, il vettore velocità, vettore B. Velocità e B sono ortogonali, quindi con la regola della mano destra noi abbiamo una forza che agisce su questa carica che chiamo FB. Uguale Q vettore V vettore B. E che fa questa forza? Sposta la carica progressivamente, fa curvare. Abbiamo visto che i campi magnetici curvano le traiettorie delle cariche su dei cerchi sostanzialmente, obbligano le cariche a traiettorie circolari. Le cariche mantengono la propria velocità come tendenza, però si portano su traiettorie circolari. Ora, se tutte le cariche contenute qui cominciano a portarsi su traiettorie circolari, tutte dirette dalla stessa parte, che succede? Succede che l'intero cavo, tutte le sue cariche cominciano a far così. Non c'è di solito in queste situazioni abbastanza forza per estrarre le cariche dal cavo, quindi quello che succede è che è il cavo stesso che comincia a venire spostato in questa direzione, sostanzialmente l'intero cavo viene spostato. Quindi quello che ci aspettiamo di vedere, tornando alla pagina precedente, quello che mi aspetto di vedere è che su questo cavo agiscano delle forze che lo spostano sulla base dell'esempio che abbiamo visto prima. Allora, qui se lui si trova, diciamo, se i due cavi si trovano messi, queste sono le sezioni, in questa maniera, allora noi abbiamo che il cerchio delle linee di forza prodotte dal cavo, questo è il cavo 1, questo è il cavo 2, il cerchio delle linee di forza prodotte dal cavo 1 sul cavo 2 produrrà un campo magnetico messo così, questo è il nostro B. Quindi noi abbiamo un campo magnetico diretto in questa maniera, in questa posizione, questo è B. Questa è la velocità, è l'intensità ovviamente, ma è anche la direzione del vettore velocità delle cariche positive, diciamo. Applicando la regola della forza uguale Q V vettore B, abbiamo un prodotto con praticamente pollice, la velocità indice B, il medio è diretto verso l'altro cavo, esattamente verso l'altro cavo, la forza è diretta esattamente verso l'altro cavo. Quindi in questa situazione io sento, ovviamente poi sarà reciproca la cosa, io sento una forza che tende a avvicinare i cavi uno all'altro. Bisogna quantificarla però questa forza, ossia quant'è questa carica su cui agisce, perché poi qui sono tante le cariche all'interno del cavo. A questo punto
conviene fare una parentesi per parlare di una questione. Allora, se io ho un tratto di cavo, questa questione costituisce anche un problema indipendente, varie volte è comparso sugli scritti d'esame. Allora, se io qui ho un tratto di cavo, tratto diciamo infinitesimo, lunghezza di L. Normalmente la quantità macroscopica che conosco relativamente a questo tratto di cavo è l'intensità di corrente che ci sta passando dentro. Quindi qui esce una certa intensità. Attenzione, io ho disegnato con una freccia l'intensità, ma l'intensità non andrebbe disegnata con una freccia, quello che va disegnato con una freccia è il vettore J, cioè la densità di flusso. L'intensità è un flusso, cioè alla buona sarebbe l'integrale di questo vettore, alla buona diciamo il prodotto tra J e la sezione del cavo è questa. Allora, la quantità su cui ci soffermiamo un attimo è questo prodotto dell'intensità, il prodotto IDL tra l'intensità e la lunghezza del tratto di cavo. Se noi prendiamo questa, allora l'intensità sostanzialmente è il vettore densità di flusso moltiplicato per la lunghezza di L. Il vettore densità di flusso è la densità di carica contenuta qua dentro moltiplicata per la velocità con cui queste cariche si stanno spostando, supponendo ovviamente che si spostino tutte con la stessa velocità, è una velocità media. Riparleremo tanto di questo argomento, per il momento limitiamoci a osservare che facciamo finta che si spostino tutte con la stessa velocità, ossia con la velocità media. Quindi abbiamo la densità, quindi quanti coulomb al metro cubo qua dentro. Per la velocità con cui si spostano queste cariche, per la velocità media con cui si spostano queste cariche, per la sezione, scusate, me la sono dimenticata qui la sezione, quindi l'intensità è sezione per densità di flusso. La densità di flusso è questo, ricordiamoci la sezione. Adesso osserviamo che il prodotto di questo e di questo è il volume. Del nostro tratto di cavo sostanzialmente. Quindi questa roba qui la possiamo scrivere come la densità per la velocità, per lo chiamiamo dV, il volume, perché qui c'è un infinitesimo sempre a moltiplicare tutto, o il DL, o in questo caso S per il DL è il dV. Invece le altre sono quantità macroscopiche. Allora, adesso notiamo che il prodotto di questi due è la quantità di carica contenuta qua dentro, per la definizione di densità di carica è qualcosa che se la moltiplichi per il volume ti dice quanta carica c'è. Quindi questa la scrivo come velocità per dQ. Quindi, allora, questa è l'uguaglianza importante, cioè il prodotto I per la lunghezza di un tratto di cavo, se vogliamo possiamo considerarlo anche finito, I per la lunghezza di un tratto di cavo, è uguale alla velocità delle cariche dentro per il quantitativo QL, lo chiamo di carica contenuto lì dentro. Probabilmente posso prendere anche un tratto finito perché probabilmente le cose non cambiano spostandomi, quindi infinitesimo finito è lo stesso. Però se il circuito non è bello rettilineo, ovviamente, se il circuito ha una forma di questo tipo, toccherà dividerlo in tanti tratti. Perché soprattutto toccherà dividerlo in tanti tratti e su ognuno applicare questo ragionamento? Perché? Perché notiamo che questo DL lo possiamo far diventare un vettore, quello che si fa, ossia dal DL inteso come scalare si passa a un vettore che ha la stessa lunghezza del tratto che ci interessa, ma anche un'orientazione. Quindi è orientato esattamente come il tratto di cavo. E per il verso è quello dell'intensità, quindi se l'intensità scorre verso destra, il DL è orientato verso destra, se scorre verso sinistra è orientato verso sinistra. Adesso notiamo che la direzione di questo vettore DL è la stessa direzione del vettore velocità, ovviamente del vettore densità di flusso e del vettore velocità. Quindi in ognuno di questi trattini ad ognuno di questi trattini possiamo associare un vettore DL che se lo moltiplichiamo per I, questo è uguale al quantitativo di carica che sta dentro questo trattino, moltiplicato per il vettore velocità della carica. Le due quantità sono vettoriali perché il DL e la velocità sono diretti nello stesso modo.
questa è un'equazione che mi fa comodo al momento, ma si riutilizza in varie circostanze, perché sostanzialmente è quella che ti permette di passare l'unica vera quantità che uno conosce della corrente elettrica che sta passando là dentro, è questo parametro qui, l'intensità. Mi permette di passare da questo parametro a un altro parametro importante, ossia il contenuto di carica in movimento in un certo tratto di circuito. Chiudendo l'argomento precedente, quando noi abbiamo che su questo tratto di circuito, diciamo a sezione circolare, scorre un'intensità di corrente I e poi abbiamo la nostra lunghezza dL, dL è uguale al quantitativo totale di carica per la velocità. Questa roba mi serve perché abbiamo visto che la forza, diciamo, è un DF perché agisce su un tratto piccolo di circuito, è uguale al, praticamente in generale la forza di Lorentz, quella dovuta al campo B, è uguale alla carica per la sua velocità prodotto vettore con B. Quindi in questo caso è uguale alla quantità di carica contenuta in questo tratto per la sua velocità prodotto vettore con B. E però abbiamo quest'uguaglianza per cui possiamo scrivere sostanzialmente che questa roba qui è uguale a I dL prodotto vettore con B. Quindi questa è la forza che agisce su questo tratto di cavo. Adesso quindi su un tratto di cavo qualsiasi immerso in dei campi magnetici noi potremo calcolare la forza che agisce. Questo ci farà comodo in una situazione un po' più avanti, integrando su tutti, lo dividiamo in tanti tratti, facciamo l'integrale. In questo corso, questo è uno dei problemi più usati nei corsi di fisica 2, non nel mio. In questo corso io mi occupo di una unica situazione, che sono i tratti di cavo rettilineo, anche quando avremo la spira la prenderò fatta rettangolare, così fatta da quattro tratti di cavo rettilineo. Comunque quindi qui possiamo quantificare sostanzialmente la forza che agisce sul nostro, siccome qui sono tutti gli angoli, sono tutti di 90 gradi, è I. Su un tratto finito di lunghezza L, IL vettor B, questa è la forza, ILB, perché sono tutti angoli di 90 gradi, quindi la forza è questa, la forza dovuta, e però il campo B è quello prodotto dall'altro cavo, quindi mu0 per l'intensità su 2π greco per la distanza tra loro, quindi questo è uguale a mu0. Questa roba qui è uguale a mu0, intensità 1, intensità 2, adesso le chiamiamo, questa è l'intensità 2, questa è l'intensità 1, la lunghezza del cavo, diviso 2π greco r. Allora, una quantità che interessa, togliendo questa L, è la cosiddetta forza per unità di lunghezza, F su L, cioè la forza che agisce sul metro del secondo cavo. Questa è uguale a mu0 per il prodotto I1, I2, diviso 2π greco per la distanza tra i due. Allora, quando abbiamo... Se prendiamo due intensità di 1 ampere e una distanza di 1 metro, notiamo che il rapporto F su L è uguale esattamente a mu0 su 2π greco. Da qui ricaviamo il valore di mu0. A dire il vero, una volta ricavato il valore di mu0, questo sistema delle forze viene usato per la misura delle correnti, però in prima battuta, se uno pensa di conoscere le correnti, da questo si ricava il valore di mu0, dove infatti compariva un 2π greco, e dove avevamo che esprimevamo una delle possibili unità in cui si esprime mu0, sostanzialmente, vabbè, dovremmo andare a riguardare qui, è legata agli ampere quadri, alle distanze, e ai newton.